Ciao, siete sempre su GemTV, io sono Alex Pierro. Oggi incontriamo un personaggio davvero particolare, Gian Gilberto Monti, chansonnier e scrittore. Ci ha presentato il suo nuovo libro, Romanzo musicale di fine millennio. Questo libro si sviluppa cronologicamente in 30 anni, dal 1970 al 2000. 30 anni di cultura pop del nostro paese, raccontati da un clown, come ama goliardicamente definirsi. Lui ne è stato testimone e protagonista, sul palco e dietro le quinte. Naturalmente, per l'occasione, ci ha fatto ascoltare dal vivo anche alcuni brani del suo repertorio. Gian Gilberto Monti. Buongiorno, buonasera, come preferite. Io sono Gian Gilberto Monti e questa canzone che ora vi canto è una canzone scritta... Tutte le volte che mi chiedono il mestiere che esercito ho tanti problemi. La cosa più divertente era quando poi ho scelto il nome d'arte, perché quando andavo in posto non mi davano mai le raccomandate indietro. Non lo so, io credo di essere un po' il figlio di quella generazione che ha mischiato sempre tutto, quindi spettacolo, musica, teatro, cabaret, mondo poetico, mondo testuale. È un po' la chiave, non solo della mia carriera, ma anche del libro che ho appena scritto. Il desiderio è quello proprio di spiegare che cos'era quel mondo, che cos'era quel mondo culturale, che non è solamente un ricordo o un revival, ma anche un ambiente che adesso ovviamente è sparito, è diventato diverso, e si è riformato, si è rimescolato, ma allora comunque era così, c'era tanta possibilità, tanti desideri, tanta curiosità. Ecco, io credo di essere molto curioso, questa è un po' alla domanda la risposta. Mi leccherò le dita, coltivo l'erba matta, non buco mai un raccolto, se al massimo ne avanza. Regalo a Il libro che ho scritto, Romanzo musicale di fine millennio, è un libro che tratta di un periodo storico preciso, dagli anni 70, dal 70 al 2000. È la fine del millennio e anche la fine della discografia per come la conoscevamo noi, cioè la fine del vinile, la fine di un modo anche diverso di raccontare, stare sul palco, parlare con le canzoni, un modo diverso di stare in televisione, di andare sul pubblico. È sicuramente un modo che però aveva una sua genuinità, diciamo che era molto meno immagine, molto più parole, contenuti, idee. Se tu avevi qualcosa da dire, quello era la possibilità. Oggi è molto diverso tutto e non è solamente cambiata la tecnologia, è cambiata anche il senso di questo mestiere. Oggi guardano se tu sei carino, se sei divertente, se sei simpatico, se hai una bella faccia, se hai una bella immagine, se hai un bel profilo su Facebook. E questo è un disastro, perché l'artista non è questo. L'artista è qualcosa che c'è dentro, è un'urgenza di raccontare delle cose, è il desiderio di avere un punto di vista diverso del circostante. E quindi il tentativo di aprire delle finestre che magari certa gente non aprirebbe mai. L'artista non ha, secondo me, questa è la mia opinione, non ha una visione precisa della realtà che lo circonda, ha delle sensazioni, le trasmette e cerca di mostrare dei dubbi. Allora si poteva fare questo con le canzoni, con i concerti, con i vinili, con tutto il resto. Adesso è tutto molto più superficiale e forse anche più veloce, ma non è detto che la velocità sia sempre la cosa giusta. Più invitante che c'è, shakatam. Finale. Coltivo l'erba matta, è un pratico intrallazzo, di fuori son tisane. Di dentro lo strapazzo. Opinioni da clown non è solo un disco, sarà anche uno spettacolo che tra l'altro girerà, io spero, la prossima stagione, ma è anche un modo di essere rispetto alla realtà che ci circonda e anche un personaggio che nel mondo dello spettacolo è stato fondamentale. È la radice della figura comica, è la radice della comicità, è la radice di un artista totale, che non è solamente il clown circense che pensiamo, è anche un modo di essere. È, se vogliamo, ed è il motivo anche per cui ho pubblicato questo disco, la dicotomia, la differenza, il grande contrasto che c'è stato in questi anni nel nostro paese tra il buffone e il re. Quando il buffone fa il buffone e il re fa il re, va tutto bene.
Quando invece i ruoli si mischiano, la società diventa malata, perché non si capisce più dov'è la realtà e dov'è la fantasia. E quindi questo disco è anche un po' questo, cioè anche un po' cercare di entrare in questo contrasto, in questa differenza. Lo spettacolo chiaramente si riesce a raccontare molto di più, il disco sono delle canzoni e poi ci sono delle canzoni che io cantavo 30 anni fa e non avevo mai registrato, canzoni che poi ho scritto ultimamente. E anche queste collaborazioni con per esempio Sergio Conforti, Mauro Pagani, sono personaggi che poi mi hanno accompagnato per un pezzetto della mia carriera e che hanno segnato dei passaggi di vita, non solamente artistici. Era del fiato e la via, sulla strada di casa, perde la fantasia. La mia razza, questa gente è pazza. Dunque, la passione per la canzone francese non nasce solo da un desiderio, da una curiosità di conoscere o di entrare in un mondo a noi lontano, apparentemente lontano. Nasce proprio dalla voglia di andare alle radici del cantautorato italiano, che poi è, secondo me, la chanson française. E la figura dello chansonnier, che poi è un artista totale sul palco dal punto di vista musicale, non è solamente il cantante o l'attore, è tanto di più di queste cose, è anche un autore, è anche un raccontatore dei fatti che avvengono nell'attualità, è anche un comico, insomma è tante cose. Ma è soprattutto il desiderio di avvicinare quel mondo culturale enorme che aveva un vantaggio. Il vantaggio di mischiare poesia, letteratura, cinema, pittura, arti visive, emozioni. E quindi era un mondo molto complesso, molto interessante, dove ci sono state figure importanti che hanno aiutato anche proprio la canzone ad evolversi e andare in tutto il mondo. Noi abbiamo la tradizione del bel canto, però come cantautori i nostri testi derivano moltissimo da quella tradizione. La voglia di tradurre Boris Vian, Serge Gainsbourg, adesso per esempio Renaud Séchan, che è sconosciuto in Italia, che io vorrei portare presto, insomma, nel nostro paese, è il desiderio di mostrare la complessità, la bellezza di quel mondo, che per noi è un mondo a volte noioso, perché abbiamo un'immagine strana, diversa, un po' antica. Invece no, un mondo molto moderno, e tra l'altro non dimentichiamo che in Francia le contaminazioni musicali sono partite molto prima, quando da noi c'era il folklore, l'avevano già ucciso da tempo. Quando da noi arrivavano i primi gruppi jazz che mischiavano neri e bianchi, loro lo facevano già negli anni 50, nel primissimo dopoguerra, e tutti cioè, come dire, è il desiderio di aprirsi a quella che adesso chiamiamo Europa, ma che di fatto è un grande continente che non è solamente geografico, è anche un mondo enorme di culture. E sta a noi farle conoscere, sta a quelli che fanno questo mestiere, questo è un po' il nostro compito, credo. Perché insomma, tutto sommato, leggere un libro, ascoltare un disco e ogni tanto andare a teatro, vi assicuro che fa molto bene. Sono il comico, il funambolo, l'ironico. Sono ancora sulla pista, un artista e questo basta, di rendita vivrò. Il fatto di mischiare tanti mestieri nel campo dello spettacolo, ma anche oltre, quindi la scrittura, la poesia, le traduzioni, la ricerca storica del mondo dello spettacolo e le canzoni, lo stare sulla scena, lo studio del teatro, fa parte poi di un mondo complesso, è vero, però fa parte anche di tante sfaccettature di una persona sola. Noi non siamo una persona sola, nessuno di noi è una persona sola. Dicevano di Yves Montand che lui è un uomo, è molte persone, dicevano che è tanto. Dicevano che di certi artisti dicevano non riuscivano a definirli, proprio perché è difficile inquadrarli. Noi come italiani tendiamo a dire è un cantante, è un attore, è un ballerino, è un comico, e quando vediamo che il comico, il cantante sfora, mi viene in mente Faletti, che è scomparso da poco, sfora un attimino, esce, dice no, quello è matto, non, come mai, non è commerciale, non vende. A me non me ne è mai fregato niente di vendere o non vendere. Io ho sempre cercato di ricercare, perché secondo me l'arte è questo. È ricerca e sperimentazione. Se poi non arriva un grande pubblico, questo non lo posso dire io. È una cosa che decidono gli altri.
sono sempre lo zerbino che vi prende per la mano e per il culo solo un po'. Olè! Thank you.